Sedurre il narcisista per sedurre il narcisista, sedurre nel senso di amplificare quelli che sono i suoi punti deboli. Perché se vuoi, diciamo, capire quali sono i punti deboli del narcisista, per coinvolgerlo, il narcisista puoi solo amplificargli i punti deboli. Non ci sono altre chance, non ci sono altre possibilità, se non quelle di amplificare i punti deboli del narcisista, se non quelle di amplificare i punti deboli del narcisista. E vediamo un po' che cosa ci raccontano, quali sono quindi questi punti deboli, perché il concetto, salutiamo Sissi, salutiamo Rosaria e ricordo a tutti di iscrivervi al canale. Attivare la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video e vi invito tutti a fare l'abbonamento se volete al canale e vi ricordo, salutiamo anche Barbara, che sul canale potete diciamo fare anche una donazione cliccando sul tastino col dollarino. Salutiamo anche la nostra Sissi, Rosaria, Green Apple e tutte le persone che si sono collegate, Barbara. E allora, e tra l'altro vediamo anche una cosa interessante, vediamo anche che diciamo ci sarà presto la nostra il trio Monnezza che si esibirà, il trio Paloma. Allora, cioè la Sissi, Pippoli e il nostro Pippi, la nostra Sissi e la nostra Carampagnocca. Ma cerchiamo di capire un attimino come vanno le cose, cerchiamo di capire un po' come vanno le cose e vediamo un attimino quindi quali sono i punti deboli del narcisista, i punti deboli del narcisista. Allora, il narcisismo intanto è un meccanismo di difesa, quindi come se è un meccanismo di difesa vuol dire che ci sono delle cose da cui difendersi fondamentalmente, no? Perché altrimenti non ci sarebbero problemi fondamentalmente, no? Altrimenti non ci sarebbero problemi, nessuno dovrebbe, il narcisista sarebbe tranquillo. Invece, salutiamo anche Antonio, il narcisismo è proprio un meccanismo di difesa, per cui è importante capire questo concetto perché se capisci qual è il meccanismo di difesa, capisci anche qual è la cosa che puoi fare. Il narcisista mette in atto delle forme di manipolazione fondamentalmente, no? Mette in atto delle forme di manipolazione mentale. Cioè lui cerca di, diciamo, in qualche modo di rovinarti la vita, cerca in qualche modo di tartassarti. E quindi hanno dei grandi difetti nelle relazioni sentimentali. Ecco il canale di Pepe Rosa, Cucina Naturale, iscrivetevi al canale. Hanno dei grandi difetti che voi potete però utilizzare, potete amplificare, potete giocare con i difetti del narcisista. La prima cosa, tenete presente una cosa molto importante, il narcisista è geloso ma tradisce. C'era quella canzone, no? Adesso non mi ricordo come si chiamava, che diceva lo scrutatore non votante, lo scrutatore non votante, no? Lo scrutatore non votante è il paradosso. Nel narcisista, per quanto riguarda la gelosia, mette in atto proprio dei paradossi fondamentalmente, se voi vi rendete conto, mette in atto proprio dei grandi paradossi, perché il narcisista ha questa caratteristica di essere geloso, ma lui tradisce. Tra l'altro, il narcisista, un altro suo punto debole è che lui non riesce a stare da solo. Quindi, se vede te che ti ricavi tanti amici, tante situazioni, che sei fiducioso, il narcisista entra subito in uno stato di gelosia pazzesca, no? Quindi se ha a che fare con una persona che ha successo con l'altro sesso, beh, tieni presente che lui sarà, si sentirà, vivrà fortemente la rabbia. Quindi
Perché questo meccanismo di difesa è basato fondamentalmente sulla compressione della rabbia, no? Sulla compressione di Thanatos, delle energie della rabbia di Thanatos. Tutti i narcisisti, ecco un'altra cosa che il narcisista non sa cosa fare, salutiamo anche Deborah, è che teme l'intimità. Teme l'intimità e la sessualità la vive come strumento, cioè per il narcisista la sessualità è semplicemente un'arma, fondamentalmente, no? È uno strumento, non è neanche un piacere. Ecco, una cosa che il narcisista non riesce a godersi, ad esempio, è la sessualità, cioè vive una sessualità abbastanza disastrata, vive una sessualità che non gli porta nessun beneficio. Salutiamo anche Miriam, perché il narcisista si sente, diciamo, dal punto di vista della sessualità, si sente bloccato fondamentalmente. Abbiamo definito, no, dal punto di vista della sessualità le quattro tipologie di narcisisti, no? Due tipologie maschili, e due tipologie femminili. Le tipologie maschili sono il narci rocco e il narci moscio. E le tipologie maschili sono narci rocco e narci moscio, e le tipologie femminili sono la narci zoccola e la narci suora. Quindi questo è un po' quello che dovete tenere presente quando avete a che fare con un narcisista, è molto importante. E il narcisista, quando è un punto debole del narcisista, è il fatto che non sa gestire la rabbia. Salutiamo anche Kinga. Non sa gestire la rabbia, quindi se voi lo fate arrabbiare, ma per farlo arrabbiare non è che dovete fare niente, dovete semplicemente fargli capire che non ve ne frega una mazza di voi, dovete semplicemente fargli capire che per voi conta niente, è come il 2 di picche quando la briscola è di fiori. Questo è il concetto di fondo, no? Quindi parlando di rabbia, non è che il narcisista vive. Cioè, ci sono poi anche quelli che vivono delle rabbie forti, no? Ci sono dei narcisisti che vivono rabbie potenti, ma normalmente il narcisista non è che vive una rabbia. Ah, salutiamo anche la nostra Patrizia Perotti, la carampagnocca. Non ho visto la carampagnocca. Tra l'altro, presto avremo la carampagnocca, Patrizia Perotti, avremo la Sissi e avremo il Pippoli e ci sarà un gioco interessante, quindi martedì, tra l'altro ci sono due live interessanti, una giovedì con una scrittrice vegana e poi martedì l'esilarante live tra Pippoli che cerca di sedurre la carampagnocca e cerca di sedurre Sissi, ma probabilmente ne sarà sedotto perché secondo me soprattutto la carampagnocca lo farà cadere, lo farà cadere. E allora, la live è già fatta, e allora questo è un punto interessante, perché questo è un punto interessante perché il narcisista non ha degli attacchi irosi di rabbia, ma ha una rabbia che gli rode dentro. Quindi fate attenzione e noterete dai segnali non verbali. Quindi una delle cose che fa spesso il narcisista, che ha spesso il narcisista, è che tende ad esempio ad avere dei gesti tipo mordersi in questo modo, cioè fa dei piccoli gesti di scarico di rabbia. È una rabbia silente, ma il narcisista talvolta si gratta la testa ha delle cose veramente, veramente, dà degli scarichi di tensione veramente, veramente forti. Quindi Miriam, sei andata in Sud America? Sei in Sud America, Miriam? Pensa a te, sei in Sud America. No, beh, non è che tutti i narcisisti, non è che uno è narcisista che si morde le unghie, non diciamo così, sono anche delle altre cose, ma diciamo sì, una delle caratteristiche ha degli scarichi di rabbia, no? Degli scarichi di rabbia. Ad esempio, si vede quando una persona scarica la rabbia che cerca di trattenerla. Ah, bene, sono contento, bene, bene. Quindi, tra l'altro, poi scarica la rabbia, ad esempio,
con il sarcasmo, no? Ad esempio, questa, anche le microespressioni, no? Per chi segue i miei seminari sul canale Massimo Taramasco, avrà imparato le microespressioni e tramite le microespressioni, diciamo, voi potete cogliere alcune caratteristiche. Ah, salutiamo anche la nostra Grinettina, non so se l'ho vista, la nostra Grinettina Green Apple. E quindi ha proprio questi scarichi di rabbia e lo vedete che tendono a rimpicciolirsi gli occhi fondamentalmente. Quindi il narcisista, e questo è un suo punto debole, il non saper gestire la rabbia, no? Quindi quando lo vai a stuzzicare in qualche modo, gli fai sentire che è inutile, gli generi rabbia. È come se andassi a buttare benzina sul fuoco fondamentalmente, come se andassi a buttare benzina sul fuoco e buttandogli benzina sul fuoco vedrai che il narcisista entrerà in uno stato di, come dire, mancanza di controllo. Infatti i narcisisti, una delle caratteristiche dei narcisisti è che amano il controllo. È vitale che i narcisisti si sentano, diciamo, di voler controllare le persone e non si lasciano coinvolgere in situazioni che non possono controllare, no? Quindi sono spesso alla ricerca, diciamo, di fonti di cibo energetico, ma comunque questo, diciamo, i narcisisti affascinano proprio le persone che hanno un'autostima bassa proprio per questo motivo, perché le persone che hanno un'autostima bassa cercano di foraggiare gli altri. Chiunque metta sotto scacco matto il narcisista, cioè chiunque non si faccia controllare, acquisirà potere sul narcisista. Vuoi acquisire potere sul narcisista? Vuoi acquisire controllo sul narcisista? Non farti controllare. Impedisci di controllarti. Poi i narcisisti sono ossessionati, questo salutiamo anche Rosy. Un altro grande punto debole del narcisista è che il narcisista è ossessionato, se vogliamo, è ossessionato dalla sua reputazione. Il narcisista teme tantissimo il giudizio degli altri e temono di essere scoperti con le mani nella marmellata. Temono di essere scoperti come i bambini piccoli con le mani nella marmellata. E per questo, diciamo, hanno fortemente il senso di vergogna. Questo è un punto fondamentale. Do ut des è un dare avere, no? Che dovrebbe essere presente in ogni relazione. Col narcisista il do ut des non c'è. Cioè non c'è un dare e avere. C'è uno che dà e uno che prende, e chi dà continua a dare, mentre chi prende continua a prendere, e questo è un punto importante, per cui devi imparare, devi cercare di evitare di dare troppo al narcisista, anzi dai e poi togli, perché una caratteristica di fondo, il narcisista è estremamente iperlogico, no? Quindi, come tutte le persone iperlogiche, ha bisogno di dare e togliere, ha bisogno di forti motivazioni. E quindi in questo modo riesci a, diciamo, a controllare, a governare, ad avere la meglio fondamentalmente sul narcisista. Quindi i narcisisti poi, se tu li lasci andare, non hanno confini. Esiste qualche tattica segreta per beccarli con le mani nella marmellata? Ecco, interessante, no? Per beccare con le mani nella marmellata al narcisista gli devi dare là. Gli devi creare un'esca, fondamentalmente. Ad esempio, la cosa fantastica sarebbe per beccarli con le mani nella marmellata se tu avessi, ad esempio, un'amica di cui ti fidi però ciecamente, che ti possa fare da spalla, perché tu magari così facendo gliela presenti, però devi fidarti totalmente di questa amica e vedrai che dopo un po' se il narcisista cercherà di corteggiare questa tua amica, perché una delle caratteristiche fondamentali del narcisista è quella di
diciamo, è quella di proprio innamorarsi delle amiche fondamentalmente. Beh, se è donna è uguale, se è donna, adesso non so, se è donna, tu sei donna anche, sempre un'amica, è lesbica, sempre un'amica, se invece donna non è lesbica, è un uomo, insomma, devi trovare, beh, lì devi un po' vedere, insomma, devi creare un'esca, devi creare comunque un'esca, devi creare un'esca con una persona di riferimento, potrebbe essere qualunque cosa. Beh, non lo fanno neanche i libertini, certo, ma i libertini non importa niente, però al libertino non gliene frega assolutamente niente. Qual è la differenza tra il narcisista e il libertino? Che il libertino non interessa minimamente di avere il controllo sulle persone, al libertino interessa l'edonismo. Quindi al libertino, se, come dire, ci prova e viene sgamato, amen, ciccia, non ha nessun, diciamo. Non gliene frega assolutamente niente al libertino. Non è che il libertino dice cavolo, ho perso, tizia. Invece il narcisista che cerca un approvvigionamento narcisistico, quando le cose non funzionano nel modo corretto, beh, ha proprio delle lacune, ha proprio delle mancanze, proprio, come dire, una situazione che non riesce a gestire. E questo. Questa è la differenza fondamentale tra un libertino. Sì, ho capito, ma il libertino, se viene colto con le mani nel sacco, non gliene frega assolutamente nulla. Non è che va in brodo di giuggiole, diciamo, non è che resta fregato. Al libertino, se viene colto, diciamo, ci proverà con l'amica, ma se viene sgamato e gli dice, ah, guarda, ci proverò con l'amica, mi dirà, beh, sì, mi piaceva, che mi frega. Perché il libertino non ti promette. Diciamo come fa il narcisista, amore eterno. Il libertino te lo dice chiaramente: il libertino, certo, può fingere da un certo punto di vista, ma il libertino è una tipologia completamente diversa. E un'altra caratteristica dei narcisisti è che non ci sono confini fondamentalmente. Non ci sono confini. Il concetto di confine per il narcisista è un qualcosa che non esiste. Il narcisista rompe i coglioni e senza confini, caga il cazzo in tutte le maniere. Quindi questa è una caratteristica del narcisista. Ma il narcisista, ad esempio, se tu gli dici, ah, mi dà fastidio chi fuma in casa, il narcisista, anche se non fuma, ti fumerà in casa, per dire, si accenderà la sigaretta apposta. Questa è una cosa interessante, no? Il narcisista ha proprio questa caratteristica di patire tantissimo e di essere agganciato tantissimo sulla psicologia inversa. E questo è un altro suo punto debole, fondamentalmente, no? Ovviamente queste non sono le caratteristiche che vi permettono, non sono le caratteristiche che vi permettono di riconoscere il narcisista, perché per riconoscerlo ci sono tutte le varie fasi, no? Che vi ho già spiegato. Le varie fasi, l'allontanamento, l'avvicinamento, il love bombing, insomma, tutte le fasi. Questi sono i punti deboli. Sono i punti deboli che ti permettono, se tu li utilizzi nel modo giusto, di coinvolgerli fondamentalmente. Ma non è che li coinvolgi nel senso dell'amore, li coinvolgi nel senso del controllo, perché il narcisista non percepisce il mondo. Il narcisista non percepisce il mondo, diciamo, da un punto di vista, come possiamo dire, di piacere e sofferenza, ma lo percepisce come senso di colpa e reattività. Quindi cerca di far vivere i sensi di colpa e lui utilizza la reattività. Beh, ecco, non può fumare in aereo, lui fumerà, è un po' diverso perché. Lui cerca molto, teme molto il giudizio, quindi lo farà con te, ma poi all'esterno cerca di farsi vedere molto istituzionale. Beh, il narcisista, beh, se lo tratti male, i narcisisti ritornano più o meno sempre, fondamentalmente, ma se lo tratti male, cioè se utilizzi, se amplifichi questi punti deboli, il fatto è che non se ne andrà e quindi tu avrai il potere di trattenerlo. Avrai il potere di governarlo, avrai il potere di gestirlo. Questo è un punto fondamentale.
Ecco, se impari a gestire queste cose, se impari ad amplificare questi punti deboli, avrai la meglio sul narcisista, cioè riuscirai a controllarlo, riuscirai a gestirlo in modo sicuro. Bene, mettete un like, iscrivetevi.